Ciao! Le entrate del team sono molto alte. Ciao amici! L'ora di pensare come investire questo. Come state? Scegli le aree che pensi debbano essere migliorate. Fai avanzare il tempo. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Conferenza stampa. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi, grandissimi. Ciao Loki! Leclerc! Il mio amico Leclerc. Ciao, ciao Loki, grandissimo. Lucas ha fatto il VIP, è stato un piacere averlo in vista. Non posso dirlo, sono rimasto soddisfatto. Ok. Le nostre vetture sembrano parecchio datate. Sì. Grande Loki, il nostro reparto potrebbe richiedere qua. Come prima cosa voglio che attuali le strutture siano in pista. Poi gli chiediamo potenziale o meno. Bravo, bravo, bravo. Allora, esigiamo tutti la nostra squadra di impegno in ugual modo. Ecco, il reparto previdenza, è ovvio. Mia scuderia, mia le regole. Assolutamente no. Non mi sento superiore a nessuno. Questo è influirà sulla fama. Se vogliamo dire la verità, all'inizio in pochi credevano noi, qui le aspettative erano piuttosto basse. Esatto, le aspettative anche di più. Ho 8.000 Miti Coin, grande Loki, grande, grande, grande. Stasera ho un po' di Smegas Probemozzi con la linea, non mi fa caricare da telefono. Ciao Sound Alert, ciao Stream Elements, come state? Come state? State bene? Niente, devo togliere il wifi. Stasera c'è qualche problemino, problemuzzo, vabbè, fa nulla. Ok, l'audio c'è, funziona bene, Loki è già arrivato, grandissimo. E domani sera venerdì portiamo Gran Turismo 7. E poi volevo fare una cosa fighissima, Loki, che poi ti racconterò, è portare una serie di giochi un po' più vecchiotti, diciamo. E giocarli insieme a voi, quindi dopo ti spiegherò bene come funziona. Ciao a tutti amici e amiche, siamo su Twitch che dà errori, no, siamo su Twitter, no, siamo su Twitch, Twitter dà errori, non è Twitch. Sto condividendo la livezza. Ciao Sharder, dipende quali giochi. Loki amico mio, ho idee pazzesche. Oggi ho comprato 9 giochi per fare questa cosa. Ciao Sharder, amico mio. Verstappen versus Leclerc. Che titolo, ragazzi, eh? Ciao, ciao, ragazzi. Adesso Stappen. Ma perché me lo scrive con la V minuscola? Niente, il mio telefono deve farmi girare le scatole. Adesso mi sta veramente facendo girare le scatole. Come 9 giochi, yes! Sì, hai capito bene. Adesso te lo spiego, eh. No, stasera ragazzi non riesco neanche a scrivere. Non scrivere le mie dita. Canada 2022. Now. Ok, ho condiviso la livezza. Ciao ragazzi, adesso questa è la mia automobile. L'aerodinamica, telaio. Oh, vediamo se ci possiamo fare qualcosa con l'aerodinamica. 20.000. Ciao Andrea! Grandissimo. Generazione punti, aumenta i punti di risorsa di questa struttura produce. Allora, non c'ho una lira. Non c'ho. Ah, per questo però a tempo di costruzione potenziamento posso farlo. Sì, non era il massimo, però diciamo che non era il massimo. Ricerca e sviluppo, i motori, posizione in classifica. Vabbè, andiamo avanti. Allora, è pur vero che ho scritto che facciamo le prove e infatti andiamo a fare le prove, eh? Andiamo a fare le provine, le provette di Canada.
Gran Premio del Belgio, tra l'altro. Allora, dai, usciamo un attimo, andiamo al menu principale, perché ho voluto vedere un attimo a che punto ero. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenuti ragazzi. Mamma mia, quando c'è il bianco e ti mi spara flash in faccia. È una cosa incredibile, incredibile. Ho avuto idee eccezionali, ragazzi, che voglio effettivamente provare con voi, Formula 1, Canada, Canada, la Ferrari di Charles Leclerc. Allora, vediamo un attimo se è completo. Solo curve, sì, perché non me lo ricordo. Ok, manuale, struttura weekend, completo, completo. Dai, facciamo così, vediamo, vediamo. Vediamo un po' come va il Canada, amici e amiche. Beviamo un attimo un po' di acquetta. Il casino di Canada. All'Alfa Tauri si sta vedendo la telemetria. Allora, le gomme ce le abbiamo, tutto tace. Allora, ciao Lucas, amico mio, guarda qui cosa ti combina il tuo Marco Drums Games Channel. Allora Lucas, ho avuto idee spettacolari, amico mio, dopo vi renderò partecipi tutti del mio progetto che voglio fare insieme a voi. Allora, qui devo incominciare a ragionare che siamo una Formula 1, quindi cambio a manetta. Ragazzi, bisogna scalare di brutto, è molto diverso il stile di guida rispetto al Gran Turismo. È tutta un'altra cosa, Andrea, è tutta un'altra cosa, è tutto un altro assetto, tutto un altro modo di anche del volante, come si comporta. Infatti non vedo l'ora che arrivi quello nuovo, così almeno uso il True Force della Logitech, perché qui praticamente è come se non ci fosse nulla. Lucas, grandissimo tu! Un sacco di Predator ci sono in giro, Gianluca, che devi andare ad ammazzare. Allora, bene, no, voglio solamente ricordarti di tenere d'occhio, no, la sera raga, benvenuti tutti, grandissimi. Noi registriamo la temperatura della gomma interna e della superficie esterna. Non ci possiamo fare niente, Lotti. Le condizioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. La temperatura superficiale tende a fluttuare più rapidamente, quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Allora, effettivamente, ma porca paletta, hai ragione. Effettivamente, Andrea, volevo provare, invece che domenica correre i giri totali della gara, volevo fare una serata prima, come ho fatto stasera, per provare effettivamente andare forte. Amico mio, la vita è triste. Qui si gira davvero, ragazzi, tosto, No, Marchito, che fortuna ragazzi che non sono andato sulle protezioni, posso tranquillamente andare qua a girarmi. Ma dai, ma sei un balordo, ma sono andato lì per girarmi.
Ma squalificato da che? Ma no, ma proprio buttato fuori. Rivediamo la classifica alla fine della sessione. È andata malissimo. Dai, rifamola, tanto non siamo in gara. più male non si dice, ma io lo dico, più male di così non si può. Davvero, è stata terribile. Devo riprendermi, devo ripigliarmi, perché veramente da Gran Turismo è un altro gioco, raga. Unitevi alla squadra Marco Dranoschi con il Gearshark Design. Bravo, 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 dillo, ripetilo sempre, amico mio. Anche su Formula 1 2022, E poi, ragazzi, se comunque io terrò lo stesso su 2021 per un po', anche se in teoria dovrei cancellarlo per la memoria, però vabbè, poi vediamo cosa cancellare. E così possiamo comunque ogni tanto giocare insieme. Però io porterò il 2022. Allora, qua se accendono tutto, sbada bang, sbada bang. Quindi sta curva non può accelerare tutto. Dai, non squalificarmi ancora. Allora, fammi vedere le visuali, Allora, aspetta un secondo, non so che cosa ho combinato. Ah, c'è il flashback anche. Vabbè. Allora, le visuali come le faccio? Aspetta, Devo capire come si mettono. Ah! Ma ancora, ma sei serio? Ah, vediamo, forse è qui. Offset. Sì, ma io credo che le visuali si possano cambiare anche da dentro. Oh, ok, mio Dio. Possiamo farti fermare a questo giro. Bella e bella, No. Allora, qui no. Come si può cambiare le visuali? Ancora, ancora, ancora squalificato, ancora squalificato. Oh. C'è la visuale da dietro. Che sinceramente quadrato e triangolo, aspetta, No, triangolo, ma sì, è lungato. Nome del team. Si allunga ogni giorno di più. Come si fa a cambiare la visuale, Kevin? Ciao Kevin, amico mio. Allora, quadrato e triangolo non è. Mamma mia. Per il momento non è prevista pioggia, le condizioni sono buone. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. R1, ah ok. Eccolo qui. Assurda la cosa. Oh raga, non riesco a cambiare la visuale, è una cosa incredibile. Al momento non abbiamo i dati necessari. Triangolo no, quadrato no, cerchio no, X no, R1 no. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Cioè, è possibile davvero che devo ravvicinato? Devo cambiarlo da qua. Questa è bruttissima. No, te le faccio vedere tutte. Allora, qua di fianco, vedi? Ma come fai a giocare di fianco? Di fianco è bruttissimo. La facciamo da qua, la facciamo di qua. Pod secondo me è la migliore. Centrata dall'alto. Abitacolo. Vediamo se si riesce a giocare bene dall'abitacolo, perché io lo facevo sempre dal pod,
Ciao amici e amiche di Twitch, statemi bene ragazzi e ragazze, come state? Buona serata a tutti. Devo dirti la verità, non è male da dentro, eh? Devo farci l'occhio, eh? Cosa dice Andrea? È più bello da dentro? Charles si dissocia dal dentro. Non ti piace? Più bella da sopra? E loro effettivamente vedono così, raga. Cioè, con quel coso qua in mezzo non si vede niente. Ma faccio, riesco a fare un giro buono? No, perché? Non mi calco di quando schivo. Ma amico mio, sto correndo a 374 all'ora, se stai parlando di me, amico mio. Cazzarola. Ma come l'allungo lì? Cos'è che è scritto, Charter? Se ce l'avevi con me, amico mio. Devo andare piano. Sì, eh? Ah, non è male da dentro, devo dirvi la verità. Però sono basso. Sono basso di tempi, eh. Come strada? In che senso, amico mio? Allora, devo frenare un po' di più. Come strada? Ah, la visuale dici? Aspetta, eh. Staccolo. Naso. Muso o ala? Qui è un po' come quella che uso in Gran Turismo, però in questo gioco non è un granché, devo dire la verità. Ti piace questa? Sì. Così ci buchiamo le gomme a distanza. Cazzarola, c'è sempre la solita zanzara. Sì, ma Daniel Ricciardo 1.18, io cosa faccio su sto gioco? Ciao amici e amiche di Twitch, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale, grandissimi! Vediamo la visuale dal musetto, se riusciamo a fare qualcosa di buono, eh? Aie caramba! Madonna! Tantissimo anche, eh! Torniamo al garage, tantissimo anche amico mio, mamma mia, è tanta roba, è tanto diverso io sono abituato da sopra. Dai, abbiamo Mazepin davanti. Sono sesto, eh. Secondo me devo scendere in quarta, in terza lì. Scendi l'ala addirittura?
Ciao amici e amiche. Ecco, adesso che sto andando forte ho anche Mazepin che scassa le minchie davanti. Ah, Mazepin. Devo provare un giro completo senza Mazepin davanti che rompeva le scatole. Ovviamente qui la vedi perfetta la pista, eh? Diciamo che la visuale che io adoro è quella sopra alla testolina. Anche tu? Sopra la testolina, eh? Invece il nostro grande amico Andrea gli piace ancora più avanti, dall'ala. Che tempo abbiamo fatto? Quinto, eh? Da sopra, eh? Ti piace di più questa qua che sei più dentro la pista? Uè, Lord, amico mio! Ciao a tutti ragazzi e ragazze! Un po' di buon sano Formula 1 stasera, prove a Monaco, a dov'è che siamo qua? Ciao Giulia! Non ti arriva? Incredibile Giuli! Ogni tanto anche queste applicazioni hanno delle problematiche, credo, eh! Stiamo provando la visuale che mi ha detto di provare Andrea. Giuli e Lord. Bravo. No, vai tranquillo, vai tranquillo. Su Telegram, grande Telegram. Anch'io, io posso su tutto, ragazzi, anche su Telegram, su WeChat. Grande Giulio, grazie. Oh, che bello, che bello. Vai a farti l'iscabelos. Saluto tutta la chat, grande Lord. Allora ragazzi, se non siete iscritti al canale di Marco Drums, iscrivetevi, grazie, grazie mille a tutti del follow. Grandi. Grandi e piccini. I bambini. Porca, sono andato contro il muro, no, giro da buttare. Grazie Giuli. E il merchandising, raga, cappelli, magliette. Grazie, grazie. Vediamo se riusciamo a fare un benedetto giro fatto bene oppure non ce la facciamo. Siamo in Canada. Pioggia, brava, brava, mi piace. Pioggia tra 10-15 minuti, serio? Quindi faccio il tempo adesso. Ma se non c'è una nuvola? Dai che ce la facciamo, ce la facciamo, fare un giro buono. Sono tre. Dai. Bene, voglio solamente ricordarti di tenere d'occhio la temperatura delle gomme.
puoi monitorarla dal DMF. Secondo, raga, ho perso tutto. Della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. Rossa del cavei, golosa de... Quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Di gelati, golosa di gelati. Ah, come golosa di gelati non va bene. Dai che col delta sono avanti, dai che col delta sono avanti. Allora, la Formula 1 è veramente uno stress incredibile a livello proprio, ragazzi, di cambio marce, eh? Come state tutti? Io sto benissimo. Mi sembra che non hai messo le regole. Dici? Perché ho tagliato lì? Ho fatto la focaccia, io. Affettati. Formaggi. Insalata, pomodoro e carotine che mia mamma le fa... le fa cucinare. Sì, 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 sì. Io amo le carotine cucinate. Belle caldine. E oggi mi manca la mia patata che non c'è. Si stanno divertendo un mondo. Hanno già visto sia il Louvre che stanno facendo il giro sulla Senna. Ha messo le foto, né Giulia, hai visto? Infatti. Ma perché Andrea dici delle regole? Perché lì ho tagliato un po'? Ma come, Bottas, ma come? Oh, bladio blada! Vediamo se riusciamo a capire le regole che abbiamo messo. Sì, dovresti controllare. Fammi vedere. Allora, no. Questo che cos'è? Antiblocco sì, perché è una palla. Controllo completo perché non c'ho voglia di star lì a farmi 59 giri che mi si gira la vittoria comunque. È uguale a te, Vittorio è in grande, eh? 3D sì, perché non me la ricordo, manuale va bene e il resto vabbè, perché chi se ne frega. Regole bandiere, regole sì, severità normale, parco chiuso sì, safety car no, giro di formato no, regole sì, eh? Severità normale. Gioco a schermo, chilometri, impostazioni audio, telemetria, come feedback, Logitech G923, no, va bene. Allora, modalità sorpasso, cos'è questa qua? Ti permette di scegliere come verrà modalità di sorpasso. Premuto chiederà prima a grilletti adattativi, no, ma non è di certo il feedback del non... vorrei sentire un canaro forse online, il taglio curva è più severo, 45 perché è già sudo così. Allora, vediamo un attimo cosa dice. Danni auto ridotto, non c'avevo voglia. Sì. Carburante facile perché non ci voglia. A meno che poi dopo facciamo prestazione autorealistica.
Ciao amici e amiche, come state? Come state? Come state? Allora, andiamo in pista. Allora, io vorrei fare una cosa adesso. Ho fatto il primo tempo che poi mi è stato battuto dal naso e adesso vorrei provare da qui, che mi piace un botto a me. Perché mi fa vedere sia la pista dall'alto che anche le manine e anche, diciamo, tutto. Vediamo un attimo. Allora, dal musetto ha ragione Andrea, ti fa sentire più dentro la pista, è vero. Da qui perdi un po' quella... Comunque, cioè, non è tagliata così, eh. Sono solo andato su un po'. Ma che ricordi io, la Formula 1 ci vanno su quel... Oh no, Andrea, ci vanno su un po', eh. Proprio anche in realtà. Oh cazzarola Giulia, caspiterina. Per leggere quello che è scritto sono andato dritto. Infatti Charder, un po' ci vanno su anche loro, eh. Mi sembra, vabbè, se è proprio taglio, come ha detto Andrea, no, il taglio no. Ma un pelino, se ricordo bene, la fanno abbastanza dritta quella lì, eh. Dopo quando... Stavolta sì. Allora, dopo facciamo le canzoncine, Giulio. Vediamo se entra la Roby, se entra magari la Juju, se entra Verset. A volte i messaggi scompaiono subito, non capisco. Allora, vediamo un attimo, per quanto riguarda il taglio, Freno. Vedi, dici che così è troppo tagliosa? Davvero? Beh, magari perché qui la penalità è normale, magari bisogna mettere severa forse. Severa ti... Ma quello che non ho capito io, in realtà come fanno? Cioè possono tagliare o no? Bisognerebbe andare a vedere un video su YouTube. Io mi affido sempre il gioco, eh. Allora ti dico Andrea, io prima giocavo tantissimo ad Assetto Corsa Competizione, ho anche un video con forse 700-800 view, e mi rompevo tantissimo per le regole, perché sì, è vero che se un gioco, lo so, però devo anche divertirmi, sinceramente io non sono per fare i mega regordozzi. Io, che sappia io, cioè, così, guarda, così i cordoli li prendono, poi magari posso anche sbagliarmi, quella che hai visto tu sarà online a severo, cioè, anche questo per dire, no, hai visto come l'ho preso, non penso che sia una penalità, che cosa guadagni? Diventa un po' quasi come Assetto Corsa. Assetto Corsa, se vai fuori un po' sul prato ti dà la penalità. È una cosa che veramente mi ha stressato l'anima, non ci ho più giocato. È fatto benissimo Assetto Corsa Competizione, però quella cosa lì mi ha... Ah, ok. Ok, così è un taglio, cioè, caspita. Adesso non me l'ha data, ma sarebbe un taglio questa qua, sinceramente. Anche perché per andare forte, vediamo come la fa Gasly. Comunque Bottas mi ha dato paga, cacchio, dovevo stare più vicino a Gasly, mi ha dato paga pure lui. No, lui la fa più dritta. La fa più dritta, è vero.
Diciamo che io sto tentando di farla così perché vorrei aumentare il giro. Bravo Gasly. Anche questa credo che si possa prendere così, eh. No! La pioggia inizierà tra qualche giro, ma prima o poi arriverà. Fai attenzione. No, raga. Qui mi sono proprio fermato. 4 decimi. Devo cercare di far meglio con l'ultima curva. Questo è un taglio. Questo è un taglio, te lo dico anch'io. Dai, vediamo se riusciamo. Ma è della Codemaster. È per quello. Alla fine Electronic Arts ha comprato la Codemaster che già faceva i giochi fatti bene. Cazzarola. Uno. Allora, sono in vantaggio, eh. Se no mi brucio tutto nell'ultima curva. Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta all'ultimo? Ha detto cazzarola. Vi canto una canzone. Ripassiamo le prime tre posizioni. No! Bottas, Leclerc e Pierre Gasly. Ma perché che ero in vantaggio? L'ultimo pezzo ho perso così tanto. E a presto! No! Perché avevo le H? Perché avevo le gomme hard e lui aveva le... Ma va, dai! Ma dai, ma c'aveva le S, io c'avevo le H. Team Ferrari, ma che burdeo. Ma dai, mi ha dato le hard. Dai, vediamo una. Basta che lasci dentro Verstappen per il resto è sempre vittoria. Che lasci dietro Verstappen, hai ragione. Sai che oggi mi hai fatto. Ero lì al lavoro che stavo lavorando, magari stavo giocando. E mi è venuto in mente quello che hai detto tu, Andrea, ieri sera. Mi hai fatto troppo ridere, mi sono messo a ridere ancora adesso. No, tanto Marco è qua dietro che sta farmando dietro casa mia. Che figata. Quella lì è proprio mitica, grande. Allora, vediamo un attimo se riusciamo. Quella è stata mitica. Oggi ci ho pensato, ero lì davanti alla macchina a ridere come un coglione. Ok, sì, veramente, veramente, è stata bellissima quella di Andrea. In Sardegna, bellissimo, ma pensa che io ti vedo sempre, sei qua dietro. oggi non ho formato, oggi non sono su Gran Turismo. Vedi? Vedi che è vero allora? È vero, è vero, è vero. Sono proprio dietro casa sua. Probabilmente quei 5 decimi che non lo facevo, che non riuscivo a buttare giù da Valtteri Bottas, era
erano le gomme forse, raga. Alle 3, amico mio. Porca paletta. Allora, domani sera faccio Gran Turismo, Andrea. Quindi, se vuoi venire domani, sai che ti aspetto, è un vero piacere. Allora, tra l'altro, Andrea, prima che vai, porca loca, sto rimbambito di meccanico, sto parlando e continuo a parlare. Allora, volevo fare una cosa fighissima. Io ho comprato un po' di giochi oggi, ma sono giochini non proprio gioconi. Duty Free all'aeroporto, gran André. Anch'io ho portato mia moglie stanotte all'aeroporto, è qua a 10 minuti da casa mia. E stavo pensando, Andrea, senti se l'idea ti può piacere, e a tutti gli amici che sono connessi in questo momento, io voglio portare nella forma non tutto schermo, nella forma di schermo piccolino, questi giochini, e farne anche più di una sera, non far tutta una sera con un gioco solo, che sono, oh Russell, che sono giochini, e far partecipare anche voi alle live, nel senso che con un sistema che poi, se volete partecipare, io vi do, potrete anche voi partecipare con la vostra webcam o col cellulare dentro la mia live e commentiamo insieme il gioco e chiacchieriamo con le live. Si può fare anche a 2-3 webcam contemporanee. Cosa ne pensate, ragazzi? Io con Sharder e la mia amica Giulia e Lord abbiamo già parlato oggi. Ce l'ho Discord. Aspetta che te lo... Aspetta. One moment, please. Allora, Discord. Così si può parlare in vocal ogni tanto. Allora, stavo appunto dicendo oggi a Giulia e agli altri. Allora, troppo casino nel party non lo voglio, perché non riesco più a parlare con voi, non riesco alla chat, tipo anche ieri sera non riuscivo a parlare con voi e non mi è piaciuta tanto. Il discorso invece di... E invece il discorso proprio della webcam mi piace, perché vi metto praticamente dentro anche voi, no? Sto cercando Discord, raga. Ma questo è direttamente a me. Allora, come faccio? Io ho il canale Discord. Come faccio a mandarvi il link diretto? Marco Drums Games Channel. Impostazioni. Modifica del profilo. Io come faccio a dare? Ma perché non fanno copia server e incolla? Io non ho mai capito sta cosa qua di ste robe. Oh raga, li incasinano. Imposta Prime, modifica del profilo. Come faccio a passarvi direttamente il link dentro? Che balle. Messaggi, nascondi. Impostazioni, notifiche, trend. Ma fai un copia e incolla di del server, no? Invita. Ok, copia. Vediamo se riesco a darvelo, raga. Dovrebbe essere questo. Sì, dovrebbe essere quello lì. Spammalo più volte.
Te lo devo passare anche a te, Giulia, eh. Aspetta che apro Discord dal cellulare. Allora, grande Sharder, ti va di... Ok, eccolo qua, grandissimo! Allora funziona. Allora funziona. Dove sei, Giuli? Bisogna fare un tasto tipo ai Discord, eh? Perché non copia? Porca loca. Dov'è sto link? Qua, amico mio. Eccolo qua. Andrea, non so perché gli fai i puntini. Ah, ok, l'ho messo io. Passalo pure a me. Eccolo qua. Io volevo darglielo alla Giulia. Ok, eccolo qua, Giuli. Te l'ho mandato anche a te, così poi... Marco, un secondo che devo trovare la pasta. Sì, ma tranquilla, tranquilla. No, così puoi metterlo su, su... nella chat. Mentre io gioco puoi... grazie a te, amica mia, no? Grazie a me. Grazie che mi dai una mano. Però dovrei fare tipo, Giulia... infatti, io le posto sempre, sia lì che su Telegram. Vedi che serve a qualcosa Telegram, allora? Io le postavo sempre pensando che non c'era nessuno. Effettivamente con Discord si può condividere anche la webcam, ed è un po' il discorso che volevo fare io. Per farvi capire proprio quel format che voglio fare, ragazzi, userò Sharder, la Giulia, e vediamo. Sì, no, Discord, ti dico la verità, lo sto usando anch'io adesso solo per questo, perché a parte quello non ha molto senso di essere usato, però se usato così nei giochi per l'audio e per le cose è utilissimo, eh. E così voglio farvi capire come voglio fare il formato. Volevo farlo magari anche sabato sera, però non lo so. Domani sera facciamo Gran Turismo sicuro. Domenica facciamo sicuro la gara del Canada, perché anche loro corrono in Canada. Il resto posso provare a fare quello che avevo intenzione di fare con questi giochini e portare un gioco magari una volta a settimana, DVD, Day by Daylight, insieme a Leonardo. Domani sera alle 21, sì. 21 puntualissimo. Domani poi sono anche rilassato, che il giorno dopo sto a casa da lavoro, quindi... certo, Sharder, non vedo l'ora, è che stasera purtroppo anche per cambiare, dai, si doveva fare. Dai, voglio la sorpresina, amico mio. Infatti. Sì, a 21, Andrea. Così ci facciamo delle belle garettine online, eh? Bottas, scansati. Ciao, Bottas. Bottas ha già capito che con le gomme giuste non ce n'è per nessuno. Allora, Andrea, quello che ti dicevo prima, è molto bello come gioco, anche graficamente tutto. L'unica cosa è che è veramente diverso il comando, sia dei freni che soprattutto del volante, quindi bisogna prenderci un po' la mano, eh? Bisogna prenderci un bel po' la manina. Verstappen versus Charles Leclerc. Amico mio. Sì. Adesso io non so se voi le sentite le mega cambiate che faccio, ma ne faccio
2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, cioè è per quello che passare dal Gran Turismo a questo qui veramente che lasciavo il cambio automatico, no? E poi certi ragazzi anche di TikTok fanno sì, vabbè, almeno cambio automatico, mettiamo il cambio manuale. Ma passare da Gran Turismo a qui è uno shock, eh? A volte si rimane con la marcia un bel po' di tempo o si rimane un po' tirati. Perché se non cambi subito non è che va su, di velocità. Arrivati al viola o cambi, che taglio. Questo ti do ragione io. Questo ti do ragione io, che ho fatto un po' di taglietto, eh sì. Allora ragazzi, io al 28 porto Formula 1 2022. Sì, sì. Sì, è vero Kevin. E sto facendo di tutto ragazzi, oltre il mitico Sharder e Andrea che lo comprano, e c'è anche altri ragazzi che non ricordo che mi hanno detto che lo comprano, sto cercando di in tutti i modi di convincere Kevin a prendere anche lui il Day One, così ci facciamo delle mega stramega gare tonzole. È rimasto un po' flashato da questo, che ci abbiamo giocato 3 mesi poi l'abbiamo abbandonato, però penso che questo... Esatto, facciamo delle gare un po' diverse e lo useremo anche un po' di più secondo me, Kevin. So che 70 bombolozzi sono tanti, però se è un gioco che ci giochiamo anche 5, 6, 7 mesi, sinceramente si ripaga volentieri, capito Kevin? Poi devi dirmelo tu, amico mio, perché Gran Turismo è bellissimo, non l'abbandoniamo, ho voglia di portare altri giochi, altri format. Un gioco che amo tantissimo di treni si chiama Rail Empire, o non me lo ricordo più come si chiama, sinceramente non si chiama Rail Empire non me lo ricordo più. Comunque è un gioco di treni bellissimo, costruzione di treni, e volevo portarlo visto che non lo streama nessuno. Ah sì, allora se lo preordinate ragazzi ci giochiamo il 28, eh. Esatto. Ma tu Andrea hai preso il DD Pro? O era il Transmaster? Non me lo ricordo più ragazzi, scusate ma non riesco a ricordarmi tutto. C'era uno dei miei amici di Twitch che aveva preso il DD Pro. Ed è quello che voglio comprare anch'io, sinceramente. Adesso non c'è neanche, Neanche la fabbrica ce l'hanno. No, ma perché devo lasciare il turismo? Ah ok, come il mio, grande Andre, è una figata. Trum col True Force. No, perché c'era un altro ragazzo che non mi ricordo più chi aveva comprato il DD Pro della Fanatec. Però a quanto sembra, vedi che non mi ricordo una sega. No, il 923 secondo me è spettacolare. Io ho sbagliato, perché io ho comprato il 923 avendo anche la Xbox, dovevo comprare il G29. Invece il G923 è un'evoluzione del G29 per Play, però, e PC. Avendo anche l'Xbox, quando mi uscirà Forza Motorsport, mi trovo un po' in difficoltà, a meno che per Forza Motorsport riesco a prendere il DD Pro, e questo qui lo tengo come muletto. Quando gioca Carla, gli metto questo qui, e quando gioco io, no, quando gioca Carla, il volante, di famiglia, e lo tengo come muletto, perché... Comunque vi dico la verità, è andato con un sacco di ragazzini, figli gli amici di mio figlio, quindi non sono di certo lì a trattare bene le cose. Con Leonardo, che comunque anche lui ogni tanto tira di quelle saraccate. Carla, che ogni tanto con i tacchi mi tira di quelle saraccate anche lei. E devo dirvi la verità, non ha perso nulla. È come... Vedi che sbaglio. È come il primo giorno che l'ho portato a casa. È veramente, veramente un bel volante, secondo me. Logitech fa veramente delle periferiche fatte bene, con prezzi veramente, veramente competitivi. Tanta roba Logitech. Eccolo. Porcalo.
comunque Charles Leclerc con le gomme morbidoschi siamo riusciti a fare un tempo un po' decente, eh? Allora vediamo un attimo usura. C'è la morbida, fa 24 giri. 1:14. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Hai ragione, hai ragione. Infatti te lo stavo dicendo io, ma non voglio fare clan war sulle, sui volanti. Se devo comprare un volante oltre il G923 vado su Fanatec DD Pro. Non voglio altro, sinceramente. Vediamo un attimo Norris, vediamo un attimo anche gli altri cosa fanno. Sharder, tu vieni a farti una garetta online, fammi capire, sono già le 10. Perché se non vieni vado avanti con la carriera, se invece vieni andiamo a farlo online. Dimmi tu. Anzi, farei anche una gara io, sinceramente. Carlos Sainz, che cosa fa? È molto carina la visuale così come se siamo davvero in televisione, che fanno vedere il pilota e io devo purtroppo abbandonare. Buonanotte, buonanotte amico mio, ciao Andrea, grazie che sei passato, ci vediamo domani sera a Gran Turismo così giochiamo anche insieme. Ciao amico mio, buonanotte e buon lavoro, visto che ci vai tra poche ore. Ciao 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 Andrea, grazie, grazie, ci vediamo domani sera. Mitico. Mitico. Ah, da dentro e la telecamera da fuori, due solo ne fa. Va bene, ti aspetto Sharder. Allora fai una cosa, adesso faccio la qualifica e 5 giri di gara e poi facciamo, ok? Così ti do tempo a te di caricare il gioco con calma e io di finire questo. Ok. Marco, sono Giulio, Lord mi ha scaricato il disco su... Oh, che bravo, Lord, grande! Ok, Loki, faccio F1. Ah, ho sentito adesso il mega messaggio di Loki. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Immagina... cosa, come uscirà il casco, come uscirà il casco, ma su che gioco? Ma tu dici che si potrà fare le livree il casco su qui, su Formula 1, dici su coso? Mi sta sistemando su, ah ok, Gran Turismo, infatti. Perché non ti fa accedere? Perché non ti fa accedere, amica mia? Allora, tiriamo un po' avanti il tempo, ragazzi. Andiamo a fare la qualifica e a fare la gara, che è ho dovuto cambiare tutta la mail, la passo, che balle. Tutte le vetture hanno superato il Vabbè, nel senso, anticipiamo quella che sarà la gara di domenica, che vi aspetto, non so adesso se la faccio pomeriggio alle ore 20 quando partono loro, non posso fare le qualifiche. E la facciamo insieme a loro. A livello grafico comunque Gran Turismo è bello, eh. È Formula 1 2021, raga. Infatti ho detto una castronata. Dai, vediamo se riusciamo a
portarci il tempo. Vediamo se riusciamo a portare il tempo a casa. Ecco. Bellissimo. C'è il volante. Allora, non c'è il True Force che vi porta il volante al centro, è per quello che succedono queste cose. Dimmi Kevin. Quale perplessità ti ho aperto il mio dirti che non c'è il True Force che riporta il volante al centro. Cacchio, ho cambiato troppo presto. Oh, dai. Ho sbagliato di brutto. Che cannata. Ma dove vai a casa? Ah, dici che sono andato dritto. Ah, sì. Che ci posso fare? L'ho cannata. Davvero bene. L'ho cannata proprio, ma di brutte, di brutto, brutto, brutto. Fanatec, guarda lì il Fanatec dappertutto. Vediamo cosa ne pensa il tempo. La partenza per la gara di domani è chiusa, ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni: Leclerc, Verstappen e Lewis Hamilton. Le qualifiche grande sono finite e ora attendiamo. Grande Leclerc. Andiamo la gara, andiamo la gara. Pa, 5 giri. Ta, ta, ta. È giorno di gara e gli spalti si stanno riempiendo. A giudicare dalla situazione nel paddock, la gara promette di essere Montreal oggi qui sul circuito Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve. Il circuito sì, signore. Villeneuve di 4,4 km è uno dei più veloci nel calendario di Formula 1, con i suoi 340 km orari alla staccata di curva 13. Grande opportunità di sorpasso. Sì, infatti è veramente veloce comunque. In totale, con il 60% del giro fatto full gas e le velocità medie che raggiungono circa i 210 km orari. Sì. Grande Lord. E come sempre qui al mio fianco nella cabina di commento c'è un pilota di grande esperienza. È cambiata 5 volte dal 1978. Questo circuito l'hanno inaugurato quando sono nato io, raga. Come dovresti fare per tenerti fuori dal pericolo quando c'è così tanto movimento attorno a te? Beh, controllare la parte proprio questa qui del di partenza al GP è bellissima, comunque. Passare subito in testa al primo giro. Quindi consiglio di sollevare il piede dall'acceleratore per dare spazio agli altri. Provare una staccata in ritardo con una dozzina di auto va che bene. Si seconda a volte può darti soddisfazioni, ma è anche un ottimo. Allora, facciamola adesso la prova, Sharder. Ce l'ha fatta Lord a scaricare, ok. Grande Lord, grande Lord, grande Lord. Charles Leclerc parte dalla pole position accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Ok, Max Verstappen. Ce l'ho di fianco Verstappen, ce l'ho di fianco. Carlo Sainz. Ricciardo e Pierre Gasly. Zunoda, Ocon, Stroll, Vettel, Giovinazzi, Raikkonen, Russell, Mike Schumacher e Nikita Mazepin. Mazepin. È quasi il momento di accendere i motori. Uralkali, grande Mazepin. Adesso bisognerà vedere. Bisognerà vedere un attimo, vediamo un secondo l'assetto dell'auto. Parco chiuso, ah non si può fare. Non vi ricordo le regole del parco chiuso, a questo punto si possono applicare soltanto ritocchi minori dell'auto, ad esempio piccole modifiche all'ala, quantità di carburante e mescole. Ok.
accettato il tuo invito, Giulia, sei iscritta e ho accettato Discord. Grazie, grazie, grazie. Quindi se io vado su Discord, oh Lord, che bello. Soul Kill, grandissimo. Giulia. Lord. Andrea. Manca Sharderino, eh. Sharder non ti vedo dentro in Discord. Dopo mando anche questo a Morris. Anzi, scusate un secondo, lo mando subito. Lo mando subito a Morris, un secondo solo, e poi facciamo la gara. Eccoti. M'hai trovato? Su Discord? Scusate, lo mando, eh. Allora, one second, please, che cerco Maurizio. Mi sta caricando, bravo, bravo. Hai 5 giri, con calma. Ok. Perfetto, visto che ho scoperto come si fa, ok. Allora amici, andiamo a fare la gara. Andiamo a fare la sgarina garotta, La garingaretta garotta. Ok. E poi arriva l'amico Sharder che ci facciamo qualche bella garetta. E come si dice? Bella lì raga. Vabbè. Non stanno funzionando i social stasera, a me almeno, Andiamo. Gara. Ti ho premuto. Attenzione. Via. No. Ho sempre... Dai che si parte, ragazzi.
Allora, il cambio marce è veramente una cosa incredibile. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Grazie Giuri. Bisogna condividere anche il canale. Cacchio, stavo leggendo quello che c'era scritto. Ecco, non devo leggere quando sto facendo gare troppo. Impegnative come il Nürburgring. Dovrei imparare senza la traiettoria, come faccio con Gran Turismo. Adesso quando giochiamo con il mitico Sharder tolgo la traiettoria. Porca loca. Ho provato a vedere il punto di riferimento per frenare, non è semplice. Possiamo usare il DRS, DRS disponibile. Hanno veramente troppe marce queste macchine. Comunque ho Verstappen indietro, raga, quindi battaglia tra Leclerc e Verstappen, sta vincendo Leclerc. Secondo voi devo farla più dritta l'ultima? Palla perpendicolare, dici? Dici che la faccio troppo tagliata, come dice Andrea? Vediamo, cerchiamo di farla più dritta, eh? Così? No, ma c'ha ragione, eh? Sei all'ultimo giro. Cioè, quello che dice Andrea ha ragione, se la sbagli e poi vai a giocare online che la fai sempre in un modo sbagliato, dopo la gente ti dice, oh, ma sei capace di guidare o... Devo fare le cose più vicine alla realtà. Andava bene, eh? Anche se non voglio la simulazione, raga, perché mi sono finalmente elevato di torno al assetto corsa competizione, che era veramente una cosa stressante.
anche se era bellissimo, perché poi hanno fatto la versione PlayStation 5 e anche graficamente, raga, è tanta roba. Probabilmente una sera di questo lo portiamo. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Ah, ok, ok. Infatti non... Sì, sinceramente pensavo, perché io vedo che ogni... Vedi anche lui l'ha tagliata adesso. Quel piccolo cordolo lì lo fanno apposta per essere tagliato. Poi... Charles Leclerc vince! Amica mia. Oggi la Ferrari ha dato una lezione. Bel ghiaccioli, tanti ghiaccioli. Tu pensa che Carla si è dimenticata di comprare i ghiaccioli. Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore. Dai, ha vinto Marco Drums Games. Ha vinto. Dopo l'incredibile risultato di oggi, Charles Leclerc sale al primo posto in classifica. Charles Leclerc. Allora, andiamo a prendere l'amico Charles, anche perché stasera i ragazzi che stanno attaccate sulla macchina. Che ghiacciolo, amica mia. Allora, multigiocatore. Allora, evento settimanale Canada, vedi? Prove libere qualificate. Ah, vedi che roba? C'è anche come loro, vedi? Leghe. Risultato settimanale. Qui ce l'abbiamo che... Noi ce l'abbiamo, che gusto vuoi. Che bello. Che bello il ghiacciolo. Madonna, ma questi qua hanno fatto 1,8. Quant'è che avevo fatto io? Dai. Ma come fanno a fare 1,8? Aspetta che faccio un giro. Coca-Cola. Qualsiasi. Giallo, verde, rosso, marrone. I ghiaccioli li amo tutti. Mi faccio un giro giusto per vedere a che posizione sono. Ah, ma con che macchina? Con la mia, i colori dei Power Rangers. È la mia. Ah, beh, andiamo bene. Andiamo bene. Ah, ho capito perché allora ha fatto 1,08 con la macchina potenziata, con ah, eccolo qui, hai visto? Che non si può? Avete visto che non si può, raga? Buona Marina. Ok, è andata. Stai bene? Spegni il motore, spegni il motore. Questo online, raga, non ci credo. Non ci credo, raga. Avete visto la mia tuta? Ma posso rifarlo? Ciao amore mio, Carla, come stai? Love, come va lì in Francia, amore mio, mi manchi? Carla, amore. Com'è Paris, mio amor? A parte che ci siamo già stati, quindi sappiamo, so anch'io. Arrivato in hotel. Oh, che bello, amore mio, dai che ti rilassi un po'. È stato bello il giro al battello sulla Senna? Sulla Senna? Sono stanchissimo, Carlo. Infatti stasera... Oh, amore mio.
Ciao amore mio. Dai che sabato sera facciamo una live insieme. Mi dirai tu a che ora arrivi. Bella, Germania voglio andarci. Prima o poi, Charder. Vado a trovare il mio amico. Il mio amico Kevin. Oh! Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. 1.13. Che stai a scrivere, Giuli? Lo sai che io non posso in questi casi, ne? Te stai a approfittare? No, no, avevo il delta alto. E questa biondona. Questa bionda, amor. Questa qua, del drago, vedi che è biondo. Sei solo tu nella mia vita, mio amore. Sto facendo i gironzoli, eh. Non faccio proprio schifo online, raga. Adesso arrivo, Charder, eh? Bel tempo, Charder. Oh, speriamo che non rompa le scatole questa qui, eh. Oh, 1.12, raga. Appena registrato il miglior tempo. Il miglior tempo. Love, aspettami, ok, assolutamente mio amor, dove che vado? Domani vado al lavoro e vengo qui. Cioè, dove vuoi che... Guarda, ragazzi, ho fatto 1.12, questi sono giocatori online. Tour, tedeschi, Danimarca, Inghilterra, Brasile... Canada, Stati Uniti, America, Canada, Italia. Finora il nostro miglior giro è... Certo, 1, certo. 12,2. Questo non è contro computer, raga, eh. È online, amici miei. Bella raga. Oh raga, il più veloce online, 3000 al mondo. 31 31. Carla, giocali all'otto o qualcosa. 3 1 3 1 31 3 1 3 1, ragazzi, incredibili, incredibile. E 12, raga,
online. Mizga. Nella sessione di gioco qui sono stato più veloce. Bella storia. Bella storia davvero. Ma anche quando arriva il bianco di sto gioco mi ammazza. Bella. 1,8, 1,12, comunque non è che poi dal primo al 3129esimo come... Oh, ho scalato di 31-31, sono 31-29. Bello. Allora, allora, amichevole. Creo la stanza, Sharder. Ok, crea la tua partita. Solo amici. Aspetta, no. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Perché io voglio che sia una gara simile alla realtà. Un bel punan. Ah, grande. Non si può dire. Allora, questo solo su invito. Quindi solo chi dico io. Ok, impostazioni, tracciato, Canada, ok, opzioni lobby, F1, completo, vedi? Non ti sto seguendo, amico mio. Scusami, regole sì, severità. Ok, parco chiuso. Stavo impostando la sezione, mio amico, amico Missimus Prime. Facciamo Canada, così almeno rimane già. Rimane già impostato, eh. Simulazione, ok. Realistica, recupero nessuno per volante facile. Ok, certo, certo. Sciarderino, struttura del weekend. No, tentativo unico. Facciamo breve, ok. Però adesso invece la struttura del weekend io la voglio fare. Tentativo unico lungo, completo, completo. E si può fare, perfetto. Perfetto. Allora, aiuto sterzata? No. 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 Antiblocco sì perché è una palla. Trazione sì perché non c'ho voglia di diventare scemo. Solo cure. Lasciamo no. Cambio automatico, manuale. Il resto lasciamo. Sì, DRS non c'ho voglia di schiacciare il tasto. Aiuti. Ok. Ok. Qui ho fatto. Metodo del giorno, facciamo dinamico, anche se in teoria se c'è sole facciamo così che è meglio, se no. Ok, allora io sono d'accordo, come faccio a invitarti? Tanto ancora non ci legge. Ma chi è sto qua che non vi legge? Ok, raga. Ok, allora, Charles Leclerc. Perché non posso selezionarla? Smetti di assistere. Ok, allora forse è qui perché. Ok, Charles Leclerc. Perfetto. Invita amici. Allora, invitiamo mitico Marco.
Eccoti qua. Vieni Marchito. Oh, scegli la macchina, amico. Scegli la macchinina. Oh, via. Riusciamo a fare tutti i 60 giri o 50 che ci sono, volendo, amico. Se mangia bene in Puglia, soprattutto se si sta bene. Ragazzi, possiamo avere ferie per tutti, Ferie per tutti, ragazzi, dal nord al sud. Bellissima sta cosa. Ferie gratis. Dai, dai, dai. Corriamo, corriamo, amici. Corriamo, amici. Ferie per tutti, amici. Sì. Più pilo per tutti. Dai, ragazzi. Io e il mitico Sharder, Dai, dai che partiamo. Allora, se notate, ho tolto completamente l'aiuto che mi dice quando frenare, Ah, sì, sì, perché c'è Carla, perché c'era per me. Beh, le grigliate le faccio bene. Ok, non so quanto sono e se avete notato, amici miei, ho tolto anche l'aiuto del come quando faccio su Gran Turismo, Ho tolto l'aiuto, vediamo Sharderino, cosa hai fatto Sharderino? Mamma mia, Fanatec ragazzi. Vediamo che cosa è successo qui. Oh, grande Drums, Sharder è mondo. Avanziamo, amico mio. Allora, 29 secondi, raga. La partenza è con il la frizione. Cinque giri di fuoco, amici miei, e non ho la traiettoria, quindi mi devo ricordare per tutti i cinque giri com'è il circuito, raga. Parte il Gran Premio. Del Canada. È partito il Gran Premio del Canada, amici e amiche.
devo stare attento, non devo, credo che la gara, quella di sabato, ah grazie amica mia, la gara è quella che faremo domenica di 60 giri, però lo tengo, ho troppo paura che mi desconcentro un attimo magari a parlare con voi. Paura che magari vi sconcentro un po' a chiacchierare con voi mentre facciamo i 60 giri, 60 giri quelli che sono. Vediamo un attimo. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Sì. Hai ragione Lord. È un giorno senza sto caldo assillante e si torna a casa la sera e si fa un paio di orette di gioco e bisogna già andare a letto. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Formula 1 è tosto raga, cacchio, vedi, disconcentrato un attimo. Ci vuole un secondo raga per perdere la concentrazione, un secondo e sono solo 5 giri. Poi Scharder è incollato, non mi stacca un attimo. Sei all'ultimo giro. Il distrattore, stai calmo. Scharder è bravo raga, siamo un team fortissimo, disturbo, vedi un po' te. è vero Giulio. Cacchio, guarda dove è Scharder, ha recuperato bene,
Ha recuperato tutto lì, ragazzi. L'avete visto come l'ha attaccato? Devo far bene sta curva, eh? Davvero, guarda dove Scharder, guarda dove Scharder! Incredibile Scharder, bravissimo! Hai recuperato nell'ultimo giro un botto! Un botto, ragazzi, avete visto che roba? Scharder, eri di fianco ti sentivo, ho detto no, questo rumore di Scharder! Vediamo. È difficile non pensarlo. Grande! Oh! 0,117! Incredibile. Aspetta, vediamo se c'è il replay di gara, voglio vedere. Avanza. No, davvero non c'è il replay. Che cavolata. Che cavolata. Grazie, grazie Giuli. Sì, sì, Sciarderino è stato bravissimo, Marco Drums top, stasera ha vinto tutto. Però dobbiamo vedere domenica come ci comportiamo con la gara reale, eh? Con la gara reale bisogna vedere un attimo come ci comportiamo. Io intanto mi pettino, ragazzi, vi comincio a salutare perché io sono... Ma il cambio era manuale perché automatico andava un po' fuori. Io manuale. Ma il cambio era manuale perché... Io vado manuale. Devi abituarti con il manuale, secondo me. In automatico non me lo faceva cambiare, forse di farlo prima di entrare, forse, non lo so. Non saprei dirtelo, sinceramente, amico mio. Comunque, noi avremo questo qui, ragazzi. Ah no, saprei di più, l'ho già comprato. Avremo questo Formula 1 e... Ragazzi, ci vediamo domani sera con Gran Turismo, ore 21, non ce la faccio più, guardate i miei occhi ragazzi, sono veramente distrutto, la mia patatina non c'è neanche, che così facciamo la nanna insieme, quindi vado con la mia Holly, se arriva su Holly vado a nanna col cagnolino. Ciao a tutti amici, buonanotte, ci vediamo domani sera, grazie a tutti ragazzi, eh. Domani sera saremo tutti più anche animati e ridiamo, scherziamo di più. Stasera è andata un po' così perché vedo che comunque siamo tutti stanchi. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao amici, buonanotte. Non so perché vi continuo a dare i baci, ma andate a nanna a tutti. Buonanotte amici miei, fate la nanna. Comunque bellissima Scharder, eh? Bellissima, bellissima gara, davvero. Mi è piaciuto, mi piace anche giocare insieme a te con tutti i giochi che abbiamo, eh. Ciao a tutti amici miei. Infatti no, non ce la faccio neanche a farlo, non ce la faccio Lord, non ce la faccio a cantare. Domani sera ti canto 10 canzoni, ma stasera non ce la faccio neanche a cantare una canzoncina. Notte Giulia, notte a tutti ragazzi, ciao 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 amici miei, ciao ciao ciao, buonanotte buonanotte. Se la mettevano prima ne facevamo un altro, ci sta, se lo mettevano, sì, ne facevamo un altro, adesso sinceramente non ce la faccio proprio amico mio. Buonanotte a tutti, ciao 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 ciao. Devi salvare il mondo, vai vai, salvatore del mondo, Lord Jingo, con il tuo costume e il tuo cappello magico, scappellalo, no, lascia stare, buonanotte a tutti, notte, notte, notte.